Torniamo in cronaca e andiamo a vedere la partita che vede in corsia numero 3 il Mirko Savoretti appartenente alla società Virtus L'Aquila e Palazzetti Michele appartenente alla società Montegrillo. Il parziale è di 7 a 6 a favore di Michele Palazzetti. Vediamo che questa non è una tornata a suo favore. Vediamo che l'arbitro sta misurando per vedere quanti punti ha Mirko a terra. Non abbiamo sentito male, dovrebbero essere 3 punti. All'accosto Michele Palazzetti. Pallino che si trova quasi sulla tavola di fondo, sulla parte destra, sulla parte sinistra. Michele va ad urtare la boccia corta di Mirko. Sicuramente un punto l'ha cancellato. L'arbitro va a misurare se sono due a favore di Mirko o viceversa, se è un punto solo. Due punti a favore di Mirko Savoretti e l'ultima boccia da giocare per Palazzetti. Effettuerà sicuramente lo stesso tiro da che ha effettuato in precedenza. Vediamo. Boccia che sale un po' dalla tavola e esce. Guardate un po' che prende il punto Michele Palazzetti. E ora Mirko ha l'ultima boccia da giocare. Dovrà bocciare la boccia del punto. Si mette un po' defilato rispetto al punto. Ma la bocciata. E c'è l'errore. L'impostazione di gioco per impostazione di gioco che effettuerà il portacolori della SGL Carbon, mentre l'arbitro va a aggiornare il suo punteggio 8 a 6 per Michele Palazzetti. Ha sbagliato a tirare il pallino Michele Palazzetti. E ha la possibilità di Mirko Savoretti di impostare il gioco. Vediamo la scelta strana di Michele Palazzetti di tirare subito il pallino di Achitto. Essendo in vantaggio di 2 punti, una scelta un po' strana. Il pallino lo colpisce, vediamo come avrà giocato. Giocato abbastanza stretto dalla parte sinistra del campo, intorno ai 60 centimetri la boccia distante dal pallino. Mirko che sceglie di tirare dalla parte centrale del campo verso il pallino, il campo che scende un po' sulla sinistra come avete visto, risale un po' verso la tavola e gli esce un po' verso destra. Vediamo se il punto è fatto. Rimane di Michele Palazzetti. Di nuovo l'accosto Mirko Savoretti che sicuramente effettuerà lo stesso tiro non angolandola di meno verso la sponda.
Il tiro è identico a quello di prima. Vediamo che gli sale un po' verso la tavola. Questa volta sembra buona. E prende il punto. Prende il punto anche nascosta. Vediamo ora la scelta di Michele Palazzetti. Anche lui va al punto, va all'accosto. Boccia che sembra indirizzata bene verso il pallino. Va a urtare sulla tavola di fondo, peccato perché la boccia era indirizzata bene, ma aveva un po' di forza in più. Stesso tiro per Michele Palazzetti. Vediamo se questa boccia riuscirà a prendere il punto. Vediamo dal cambio di inquadratura. Si prende il punto perché Mirko va alla bocciata. Dichiara la boccia del punto. Si mette dalla parte del centro del campo, sempre un po' defilato. La colpisce. Rimpalla sulla sua boccia e dà 2 punti a Michele Palazzetti. Anche un po' sfortunato Mirko Savoretti in questa bocciata, visto che il parziale non è al suo favore, questa è una bocciata che sicuramente non l'ha favorito e ora deve mettere una buona boccia per far sì che possa portare la tornata a suo favore, visto che il tiro ha già effettuato 2 volte. Vedremo come riuscirà ad ammettere questa boccia, visto che è anche l'ultima. Tiro sempre lo stesso dalla parte centrale del campo verso il pallino. Mi sale verso la tavola di sinistra. Ed è corta. Vediamo se ha lasciato 2 o un punto. L'arbitro che va alla misurazione, da qualche istante ci darà il verdetto. Un punto, quindi è riuscito a cancellare un punto Mirko Savoretti con l'ultimo accosto. E ora Palazzetti può inserire il secondo, visto che il tiro effettuato in precedenza è stato perfetto. Vediamo la boccia che sembra avere la forza giusta. Guardate un po', conquista ben 3 punti con il toccare il pallino. 3 punti, ottimo accosto per Michele Palazzetti, che si porta sul parziale dell'11 a 6. A un passo dalla semifinale, Michele Palazzetti che ora va ad impostare il gioco sulla tavola sinistra. È ottima la boccia, va al pari del pallino a un paio di centimetri. Mirko va a vedere il gioco.
dichiara di volo. Con la bocciata di volo, il tiro colpisce, c'è cioè lo scarico sul pallino. Vediamo il gioco come si svilupperà al fondo campo. Gioco che va a favore di Mirko. Pallino che va a toccare sulla tavola di fondo. Vediamo cosa inventerà Michele Palazzetti. Va a vedere il gioco, infatti. Se opterà per la bocciata sulla sua oppure sulla boccia del punto, perché difficilmente andrà all'accosto. Tra qualche istante vedremo cosa farà. Dichiara la boccia del punto. La colpisce dal verso giusto la boccia di Mirko. Va a scaricare sul pallino, ritorna molto indietro. Il punto dovrebbe essere, visto che la boccia di Mirko non è nell'immagine, sì, dovrebbe essere di Michele Palazzetti. L'accosto di Mirko Savoretti al momento ci copre la sua boccia, rimane un po' sotto la tavola, il punto è preso. Sì, ottimo, ottimo l'accosto. Ma la bocciata a Michele Palazzetti. Colpisce di nuovo. Va a urtare la sua, ma ritorna bene la boccia che aveva bocciato e prende il punto. Mirko che dovrà affettare lo stesso tiro fatto in precedenza. Posizione la stessa, vedete. Aiuta un po' con si aiuta con l'ausilio della tavola. Buona anche questa, il punto è preso. Vediamo che Michele Palazzetti questa volta sceglie di andare a punto. Tira più tesa rispetto a quella di Mirko che si è aiutato con l'ausilio della tavola. Boccia che sembra lunga, infatti, va ad urtare con la tavola di fondo. E Mirko con questa sentirà il secondo punto, può accorciare le distanze e portarsi sull'11-8. Tiro che gli è consentito, visto che già ha costato ben due bocce in quella posizione. Infatti Mirko conquista due punti e si porta sul parziale di 11 a 8 a favore di Michele Palazzetti. Vediamo che Mirko imposta il gioco sulla tavola di sinistra, nella nostra sinistra, e
mette dalla parte centrale del campo e sicuramente la punterà verso il pallino. Sono infatti difficili che gli entra questa boccia. Infatti rimane abbastanza larga rispetto al pallino. Ma vedo Marco che continuano su tutti i campi a fare questo tipo di errore, eppure se c'è una cosa che è abbastanza semplice di questi campi è caricare le bocce vicino alle tavole laterali per approfittare poi delle pendenze e ritornare un po' al centro. È un peccato in questi casi rimanere bassi perché non si rischia quasi mai di andare alla tavola laterale. È difficilissimo, bisogna proprio puntarla, ma è una cosa ra rarissima di andare a urtare la tavola laterale. Adesso vediamo, sicuramente Mirko andrà sul tiro sul pallino. Infatti, va sul tiro sul pallino perché ci sono poche alternative, visto che la sua boccia è larga. Quella di Michele Palazzetti gioca intorno ai 30 centimetri. Se giocherà il pallino alla tavola di fondo, vedremo come andrà a finire il gioco. Il pallino lo colpisce Mirko. Gioca abbastanza largo, intorno al metro, metro e mezzo. Il pallino che ritorna anche su dalla tavola di fondo, intorno ai 50 centimetri. Costo di Palazzetti sembra perfetto, ed infatti un altro ottimo costo di Michele Palazzetti. E ora vedremo la giocata che effettuerà Mirko, se tirare la sua corta o opterà per la boccia del punto, visto che il pallino stacca 50 cm dalla tavola di fondo. Dall'impostazione sembra tirare la boccia del punto, infatti dichiara il punto. L'errore di Mirko Savoretti. Eh sì, Aveva solo quello al gioco da fare. esatto, è già in svantaggio di boccia, doveva proprio inventarsi un gioco per farne due, possibilmente uno stretto. Riprova lo stesso tiro, lo colpisce piena e qui si conclude questi quarti di finale con il passaggio del turno in semifinale per Michele Palazzetti, che ha la meglio su Mirko Savoretti.